Amici, benvenuti a Caserta. Come fai a dire che è Caserta? Ci sono dei ragionevoli indizi. Andiamo ad assaggiare le creazioni di Francesco Martucci. Andiamo! Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time and doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Attendere, prego. Dite la verità, che pensavate per un attimo che vi avremmo portato dentro la reggia di Caserta a imparare qualcosa? E invece vi abbiamo portato qui. Paura, eh? Dentro, siamo dentro. Posto enorme, ci sono un botto di coperti. Spero con tutto il cuore che si senta bene, se no piuttosto ci microfoniamo. Pronti via, un plauso per le birre, perché hanno veramente un elenco di birre interessanti, non me l'aspettavo. Non me ne intendo per niente di birre, però ho preso quella che mi ispirava di più dal nome in base anche alla gradazione. Saison Dupont, belga, 6 gradi e mezzo. Siamo qui per fare la degustazione. Se non sbaglio saranno 6 o 7 assaggi. Surprise, perché noi abbiamo dato carta bianca allo chef e non vediamo l'ora di cominciare. Per ottemperare al problema dell'audio, abbiamo creato una barriera architettonica sul mio lato di sinistra del tavolo, che è quello che dà sulla gente che fa casino, di modo tale da agevolare lo chef a stare sulla nostra destra, di modo tale che l'audio sia un po' meglio. Incrociamo le dita, ragazzi. Noi abbiamo un impasto a 3 cotture diverse, vapore, fritto e al forno. Abbiamo questa pizza che adoro l'amaro io come gusto. Okay. Questa si chiama scala d'amaro. Abbiamo una amaro vegetale della cicoria, abbiamo un amaro grasso della ricotta alla birra doppio malto e abbiamo un amaro madino del riccio di mare. Posto che vai, abitudini che restano. Non mi ricordo niente di cosa ci è stato detto dallo chef, ma ci pensa Franci che si ricorda tutto. Pizza con 3 cotture, vapore, fritto e al forno. Allo chef piace molto l'amaro e c'è il riccio. Si inizia fortissimo. Wow, è super saporita, piccantina, l'umami dato dal riccio è buonissimo. Allora, non so da dove cominciare. Croccantezza estrema, super piacevole. La pizza però è leggera, è soffice. Ma nonostante sia fritta, non sento una pizza pesante. L'amaro, che secondo me è dato sia dalle erbe e anche un po' dal riccio, è una nota molto molto gradita. Mozzarella di bufala, capasanta nature, non è né cotta, è semplicemente abbattuta, cruda. Mozzarella di bufala campana d'oro, plancton marino e polline d'ape. Lei si chiama Splash, un tuffo a mare. Allora, c'è da dire che una pizza con questi ingredienti sopra non l'ho mai mangiata e quindi sono molto curioso. Mozzarella e capasanta che hanno sapori molto diversi, entrambi delicati, ma consistenze simili. Raga, l'impasto di questa pizza è pura poesia. Ha un effetto crunch pazzesco. Marinara atomica. La marinara è il simbolo della pizza, no? Origano, aglio e pomodoro. Esatto. Io ho cercato di amplificarlo un attimo, di dargli più sfumature. Quindi abbiamo preso il pomodoro San Marzano di base e l'abbiamo fatto cuocere a mo' di ragù per 12-13 ore, insieme all'olio extravergine e un filo di cipolla. Alla fine della cottura mi prendo l'olio che si separa, insieme al latte di soia facciamo quella mousse che vedete sopra. Origano, aglio, pomodoro secco. La pelle del San Marzano la usiamo, la essicchiamo e facciamo questa lastra. Quindi non buttiamo via nulla del pomodoro. La marinara, secondo Martucci. Raga, la marinara. Vai di marinara atomica. È atomica? Pomodoro è qualcosa di senza senso. Gli ingredienti si sente proprio che sono di qualità. E poi ragazzi, io giuro che non lo dico più per le prossime pizze, ma è l'impasto che mi sta facendo impazzire. La marinara è ufficialmente una delle mie pizze preferite. Adoro il fatto che ci siano così tante reinterpretazioni del pomodoro sopra. Ho un'aspettativa di gusto esplosivo. Che buono, ragazzi. Perché è buono? Perché in bocca hai l'esplosione di gusto di diverse sfumature di sapore di pomodoro. Quindi hai un pomodoro al cubo. Quarta portata è entriamo in take, come una detonazione di umami, una detonazione di acidità, di spinte forti. Abbiamo versa e cavolo rapa fermentati, abbiamo fior di latte, abbiamo roquefort in cera d'api e polvere di mandarino. Allora, su questa lo chef ci ha detto che è un cazzotto, quindi preparati. Siete pronti? Il roquefort spinge tanto, mi piace. Ragazzi, era dai tempi di Pepe in Grani, da quando siamo andati a Caiazzo da Franco Pepe, che non godevo così tanto per una pizza. Se non avete visto quel video, ve lo lasciamo al fondo di questo. Buonissima. Oh, scusate,
cercavo di mordere la pizza con eleganza, ma ho palesemente fallito nel mio intento. Ci siamo dimenticati di dirvelo, ma credo lo sappiate già. In questo locale, a detta delle guide e delle classifiche, si mangia la pizza più buona del pianeta. Ma tanto lo sapevate già, no? Questa è bianca, con fior di latte, feta biologica, carpaccio di barbabietola, marinata ad aceto di champagne, smalto di barbabietola, arachidi e menta. Anche dei nomi molto interessanti, molto accattivanti, devo dire, come tranci di pizza. Andiamo di assoluto di barbabietola. Pizza bianca. Wow, che buono! È acida. La feta è molto cremosa, se devo dirvi. Non è assolutamente salatissima, si bilancia perfettamente. Abbinato alla parte croccante, posso dire che è la migliore, inaspettatamente, arrivata fino ad ora. Wow! Barbabietola acida e croccante, con la maionesina che va a sgrassare quella puntina di crema viola che avete visto. La feta e il croccante dato da queste noccioline. L'impasto non è più quello delle prime pizze. Cambio birra, proviamo la New Jersey by Francesco Martucci. Sono molto curioso. Allora, è una sour ale con gelsi. Ovviamente leggo, ragazzi, perché è reale che mi ricordo. Gelsi amarene, melagrana, erbe selvatiche, fermentazione spontanea. Questo era l'angolo degli amanti della birra. Per l'angolo dei bevitori della birra ci sono io. Acida, fruttata, leggera. Wow, che buona. Qui abbiamo una base di mozzarella di bufala cotta questa volta, con pomodoro San Marzano pelato e poi arrostito. Poi abbiamo della polvere di pomodoro datterino fermentato, una polvere di pomodoro verde fermentato, pompelmo in gel e questo gel che vedete sopra, questo lenzuolo trasparente e camomilla e gambero di mezz'ora del mondo. Ragazzi, wow, doppio wow, triplo wow. Sono sempre più belle. Sembra una pizza aliena, ragazzi. In questa copertina di camomilla, wow. Possiamo dire la più strana che è arrivata finora. Sì, il velo di camomilla è leggerissimamente dolce, appoggiato sopra il pomodoro che è salato, la mozzarella di bufala che è gustosa, il gambero di mazzara del Vallo che invece è anch'esso dolce, spiazzante e deliziosa. Io continuo a pensare che ogni pizza che arriva sia la più bella e la più strana che abbia mai visto, e quella dopo puntualmente mi stupisce ulteriormente. Questa, ragazzi, che sia la più pazza mai arrivata non è neanche il caso di dirvelo. È interessante questo involucro di camomilla dolce che va a contrastare il salato e l'acido degli altri ingredienti sotto. Abbiamo un impasto al mais fritto, abbiamo midollo di vaca vecchia, zesto di limone, mozzarella di bufala, un po' di burro freddo sopra e tartufo nero pregiato del Matese, che ha una spinta molto forte, va nell'amaro e nella mandorla. E mi piaceva allungare il morso della mozzarella di bufala. Col cucchiaino prendiamo il midollo, diamo un morso e accompagniamo. Midollo and friends, per il giano che deve montare, in caso non mi segnasse il nome della pizza. Chiaramente, per poter fare questa inquadratura mi serve una Franci che mi copra dal sole. Io sono l'addetta all'ombra. Allora, io mi metto nell'angolino, cian così, ed è perfetto. Prima vado di midollo. Il midollo in pizzeria, tanta roba. Eh no, però se vai al sole sei squalificata. Esatto, difatti ritorno nell'ombra. Pizza, questo impasto di mais fritto. Cucchiaino di midollo sobrio per Giano. Bocconcino fritto con tartufo profumatissimo e scucchiaiata di midollo. Questa è la più salutare, direi. Allora, ragazzi, questa col midollo era molto molto gustosa e saporita. La leggerezza non è la sua caratteristica. Abbiamo la cipolla in 5 consistenze e 5 modi diversi. Avvellutata, semplicemente scottata in olio cottura. Poi l'abbiamo fermentata, l'abbiamo al maionese, l'abbiamo bruciata e l'abbiamo croccante. Quindi abbiamo un po' tutti i sentori palatali. Assoluto di cipolla, 5 consistenze di cipolla. Indovinate di cosa sa? Un trionfo di cipolla fatta in mille modi diversi. È buona, ragazzi, e non è per niente pesante. Mi sembra un ottimo modo per avviarsi alla conclusione, perché dovrebbe mancarne ancora una. Cotta in olio cottura, croccante, bruciata, emulsionata, credo anche fermentata o sotto aceto, non lo so. Non vedo l'ora di assaggiare. Sembra fantastica e ha un profumo pazzesco. La dolcezza della cipolla è qualcosa che si sposa con la pizza in maniera divina.
futuro di Marinara? Marinara casertana, che è fatta invece della classica origano e aglio, è fatta con i capperi, gli acciughe, le olive, ok, origano e aglio. Quindi questa è cotta in tre modi diversi: vapore 100 gradi, fritta 180 e forno 350-360 gradi. Invece nel pomodoro classico abbiamo una crema di pomodoro arrosto, invece dell'aglio classico abbiamo il pesto di aglio orsino, poi abbiamo oliva cagliazzana, origano di Ischia, capperi di Salina e alici di Trapani. Futuro di Marinara. Giano sta facendo la copertina. Ah, e come frutta? Una bella pizza. Questa è la signature dello chef, che non potevamo non prendere per voi. Sono abbastanza carichino di pizza, però penso di poterne assaggiare ancora un po'. Franci, tu come sei messa? Io sono molto felice, considerando che la marinara è la mia pizza preferita. Ragazzi, il pomodoro è una roba sensazionale. Il sentore di aglio è leggerissimo. Le acciughe sono una bomba. E cos'altro vi devo aggiungere? Le olive, pazzesche. Le olive. La regina delle pizze di Chef Martucci. La marinara, che è la pizza preferita di Franci, non è di solito una pizza che io scelgo quando vado in pizzeria, perché per me la mozzarella è sempre un must sulla pizza. Però devo dire che a questa pizza non manca niente. È davvero squisita. Sono sazio, ma la mangerei all'infinito. Adesso lo chef, col quale abbiamo chiacchierato a lungo ma non ve l'abbiamo fatto vedere, ci fa fare un giro all'interno, perché dovete sapere che questo locale sono 300 metri quadri di zona dove siamo qua a mangiare e altri 300 metri quadri di cucina, che in una pizzeria, onestamente, io una pizzeria con una cucina così grossa non penso di averla mai vista. Welcome to Martuccila. Grazie. Due forni a legno, un forno elettrico e un forno a gas in aria settica. Quante pizze fate ogni giorno? Per la giornata 1000. Mille. Questo è il pass dove vengono fondito. Questo è il lato dove friggiamo. Questa è la linea di preparazione. Questo è il lato pasticceria. Antico pomodoro di Napoli, incenso egizio, presidio slow food, prodotto straordinario. Un po' della nostra terra quando ritornate. E niente ragazzi, alla fine siamo riusciti a scroccare anche un po' di pomodoro e un po' di olio. Ah! Ragazzi, ma che bella esperienza. Direi che venire dai Mesanielli vale il biglietto per Caserta. Poi se c'è tempo vi guardate la Reggia, ma intanto venite a mangiare la pizza qua. Vi consigliamo di fare la degustazione come abbiamo fatto noi, che sono 8 spicchi di pizze pazzesche, una più buona dell'altra. Noi in aggiunta abbiamo preso anche una futuro di marinara, perché era una roba pazzesca che dovevamo assaggiare assolutamente. E che fai, non prendi la futuro di marinara? Nota di merito particolare alla selezione di birre non banali. Sono semplicemente la chiusura a un percorso di ricerca che potete notare in tutte le pizze che vi vengono servite. Amanti della birra, avete l'imbarazzo della scelta. La pizza più buona? Qua devi mettere la rotellina, che niente, andiamo in crash di sistema se dobbiamo. La futuro di marinara o quella con la barbabietola o la primissima con i friarielli. Conto 121,50 euro per i due menu degustazione, che sono costati 50 anziché 70 come credo sia di solito qui, perché non abbiamo preso i dolci. Ci è stato gentilmente offerto il futuro di marinara. Non aspettatevelo nella degustazione, perché l'abbiamo chiesto noi come extra, mentre che c'eravamo abbiamo rimediato pure un sugo e un olio. Se non avete prenotato, presentatevi all'apertura, un 20% dei posti è riservato agli avventori dell'ultimo minuto. Ma secondo me, se prenotate, è meglio. Ma è ovvio. Tra l'altro, noi abbiamo provato due sere fa anche le ottime pizze del fratello di Francesco, Sasà, sempre qua a Caserta, 10 minuti di strada, e devo dire, si difendono egregiamente anche loro. Da Sasà è più facile trovare posto. Noi ora andiamo a farci un bel pisolino. Siete andati a Caserta solo per i Mesanielli? Questo lo scoprirete seguendo i prossimi video e... E per gli amanti dei paragoni, perché lo so che siete lì in agguato. È meglio la pizza di Franco Pepe o di Francesco Martucci? Ovviamente una risposta c'è, ragazzi, ed è indiscutibilmente più buona la pizza